L'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale para il colpo e replica al consigliere Claudio Foti. Intendiamo fornire le dovute precisazioni, restituendo un quadro rettificato e affrancato dalle dolose inesattezze che nuocciono gravemente l'immagine dell'amministrazione a guida Donato. Le dichiarazioni restituiscono un'immagine completamente fuorviante della realtà, insinuando che la nostra amministrazione operi in modo poco trasparente o addirittura illegittimo. Una rappresentazione dei fatti volutamente pretestuosa, edulcorata dal livore politico e personale, e in quanto tale da rigettare perentoriamente e con fermezza. Il consigliere in questione, Claudio Foti, che ha deciso dopo solo 8 anni di abbandonare il comune progetto politico, tenta attraverso il clamore della macchina del fango di vanificare gli sforzi di chi opera per l'interesse collettivo. Ma è bene evidenziare che nonostante lo stesso abbia presentato un numero elefantiaco e indiscriminato di richieste di accesso agli atti, con il chiaro intento di distoglierci dalle responsabilità quotidiane e ingessare il funzionamento della macchina amministrativa, lo stesso ha sempre ricevuto risposte chiare e conformi alle norme vigenti. Difatti, la richiesta pervenuta al segretario comunale è stata immediatamente inoltrata agli uffici competenti, corredata dall'invito di fornire tutta la documentazione richiesta nel pieno rispetto delle leggi sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali. L'amministrazione, in quanto ente pubblico, attua pienamente il diritto all'accesso agli atti, ma tale accesso, come tutti i diritti, deve avvenire nel rispetto delle normative esistenti, a tutela della privacy e a protezione dei dati sensibili dei cittadini coinvolti. Pertanto ribadiamo che il consigliere è stato invitato a presentarsi presso il comune, in specifico presso gli uffici competenti, al fine di esaminare i documenti, sempre nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge. Tutto ciò si evince facilmente dalla nota formale, ivi allegata, e non certo frutto della nostra fervida fantasia. Riteniamo pertanto infondate le accuse rivolte a noi, ma abbiamo tentato di ostacolare la trasparenza amministrativa. Siamo un'amministrazione che ha sempre agito con onestà e trasparenza e continueremo a farlo, lavorando per il bene comune e con il massimo rispetto delle regole. Il sindaco Domenico Donato e l'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale.